Un movimento che sta scuotendo i licei milanesi nelle ultime settimane. Gli studenti protestano per un sistema scolastico che a detta loro non funziona e che non tiene conto dei disagi dei ragazzi. E non per ultimo contro le parole del ministro Valditara, secondo il quale chi occupa deve essere bocciato. Si aggiungono due nuovi istituti milanesi alla protesta iniziata settimana scorsa dal Severico Renti e poi seguita dal liceo Virgilio. Stiamo parlando dell'Istituto Tecnico Economico Moreschi e del liceo classico Beccaria. In mattinata 300 studenti del Moreschi hanno protestato davanti alla scuola. Un sistema che non ci ascolta, non gli interessa del nostro benessere, della nostra salute mentale o fisica e quindi noi vogliamo farlo sapere in tutti i modi in cui possiamo. Io penso che Valditara dica una gran quantità di cavolate e le sue parole ci incitano soltanto a fare più casino, perché bocciare delle persone che vogliono protestare perché la loro scuola fa schifo è completamente sbagliato, perché queste persone vogliono solo il bene per loro stessi, per i loro amici. Valditara invece vuole che il suo sistema sia bello da vedere sulla carta, però nella pratica fa schifo, quindi è inutile che continua a fare bocciature, denunciare. Gli studenti del Beccaria invece avevano occupato il cortile esterno già mercoledì per protestare contro le carenze del mondo dell'istruzione e in appoggio al popolo palestinese. Giovedì mattina circa un centinaio di studenti è rimasto fuori dall'istituto per protesta, mentre le lezioni sono proseguite normalmente. Le motivazioni principali sono sicuramente il sistema scolastico italiano ha molti errori nel sistema, perché non si permette mai di dibattere di quello che succede attualmente nel mondo. Si studiano cose di 2-3 mila anni fa, ma non si parla di quello che succede oggi. Oltre a queste motivazioni, comunque c'è la salute mentale a scuola. È stato fatto un sondaggio: il 90% degli studenti del Beccaria è ansia per la scuola, il 90% delle persone, e tutti quanti dicono è normale. Non dovrebbe essere normale, non si può reprimere una manifestazione degli studenti, una manifestazione libera degli studenti, non si può reprimere un diritto degli studenti, che poi sia legale o meno, è vero, l'occupazione è un atto illegale, però soltanto con un atto illegale in questo momento della storia possiamo mandare un vero messaggio politico. Quando viene detto qualcosa che non segue il pensiero generale della massa, allora viene represso. Con l'occupazione siamo riusciti a mandare il nostro messaggio, che magari non è accettato dal governo, però l'abbiamo mandato.